Ringraziamo tutti i ferrovieri che, che hanno aderito e speriamo che i fatti così non si debbano più vivere e, e vedere nel settore. Altissima adesione anche tra il personale mobile della tratta Milano-Lecco-Tirano allo sciopero di otto ore proclamato oggi da tutte le organizzazioni sindacali del settore trasporti a seguito dell'accoltellamento di un capotreno avvenuto nel Genovese. Già in passato la Filt CGL aveva denunciato pubblicamente questa situazione, ma tutt'oggi non si è apprezzato, sottolineano del sindacato, alcun intervento a tutela dei lavoratori e neanche un maggiore controllo dei treni da parte delle forze dell'ordine, di qui la massiccia adesione allo sciopero. Per chiedere rispetto della loro figura, sicurezza sui luoghi di lavoro, sicurezza nelle stazioni, sicurezza a bordo dei treni, un'attenzione maggiore di istituzioni e delle loro aziende. Sulla stessa linea Guglielmo Zamboni, segretario generale della CGL Sondrio. Siamo al fianco dei ferrovieri nella loro mobilitazione, dice. Non possiamo consentire che fatti così gravi si ripetano. Chi di dovere ha l'onere di garantire l'incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori che quotidianamente prestano servizio alla collettività. Purtroppo i continui disservizi registrati sulla tratta sono spesso causa di attriti con l'utenza. Ma i lavoratori non ne sono responsabili, anche se spesso sono loro a doverli giustificare ai fruitori.